appena arrivati al nostro appuntamento del giovedì con Giallogarda 365, quello che gli altri non fanno. Continua la nostra presentazione di libri editi per ragazzi che hanno ricevuto menzione della giuria nel corso del 7° Premio Letterario Internazionale Festival Giallogarda. E oggi vi voglio presentare I Misteri del Lago Nero di Luca Occhi, pubblicato dalla casa editrice Pelle d'Oca. La giuria del festival ha deciso di dare questa menzione a I Misteri del Lago Nero. In una trama criminale, in cui aspetti fantastici convivono con altri crudamente realistici e attuali, troviamo la storia della crescita di un ragazzo nella sua autostima e nella capacità di affrontare le difficoltà. I Misteri del Lago Nero sono la prima prova, per Luca Occhi, nel mondo dei libri per ragazzi. Luca Occhi, giallista per adulti, affronta questo primo capitolo nel mondo dei libri per ragazzi e lo affronta con maestria. Il libro può essere letto dagli 11 anni in su, ma può essere letto tranquillamente da noi adulti, perché proprio la trama, vedete, è molto molto avvincente. E troviamo due protagonisti, che però appartengono a due generazioni diverse. Abbiamo Mattia, ragazzino, orfano di genitori, vive con il nonno proprio a Castelnero. Castelnero, questo piccolo paese di provincia, affacciato sul misterioso Lago Nero, lago che contiene molti appunto misteri e in cui aleggiano molte leggende che vengono custodite gelosamente dagli abitanti del luogo, che non vogliono assolutamente rivelarle a chi vi si trasferisce. E chi vi si trasferisce è l'altro personaggio principale, l'altro protagonista, Augusto Zanella, maresciallo dei Carabinieri, trasferito a Castelnero, trova proprio questo muro e si scontra proprio con la chiusura degli abitanti del posto, che sembrano non accettarlo, ecco. E Augusto Zanella però dovrà affrontare sin da subito due misteri. Vengono rinvenuti sulle rive del lago, a breve distanza di giorni, due cadaveri orribilmente sfigurati e in qualche modo l'unico testimone sembra essere proprio Mattia. Mattia, questo ragazzino, la sera antecedente il rinvenimento del primo cadavere, proprio sul luogo del rinvenimento, durante una prova di coraggio, intravederà una sagoma di uomo e da lì proprio parte il mistero, parte il giallo vero e proprio. Non vi voglio raccontare di più, ma lo dovete assolutamente leggere. Trovo molto bello il ruolo centrale che viene dato allo sport, in questo caso al basket. Lo sport è visto come unione, come modo di creare rapporti. Infatti il rapporto tra Augusto Zanella e Mattia verrà creato proprio attraverso lo sport, attraverso il basket, perché Augusto Zanella si troverà ad allenare la squadra in cui gioca proprio Mattia. Si creerà un rapporto fiduciario proprio attraverso il basket. Inoltre, ecco, lo sport in questo caso aiuta anche ad affrontare le paure sia del ragazzino, che crescerà anche attraverso lo sport, ma anche di Augusto Zanella. Non vi voglio raccontare di più. È bello anche il fatto, ovviamente, che dando un ruolo centrale allo sport e quindi a questa socialità, viene messa da parte un aspetto che è quasi angosciante dei nostri giorni, ovvero la tecnologia nel mondo dei ragazzi. La tecnologia sembra quasi non esistere, sembra essere marginale, perché lo sport ha un ruolo centrale e questo è veramente bellissimo, vedrete che lo troverete assolutamente nel giallo. Allora, senza volervi raccontare troppo e entrare troppo nella storia, volevo leggervi un pezzettino del capitolo iniziale, che è ambientato negli anni 90, poi il romanzo si sposta nel 20 anni dopo, ecco, i personaggi sono cresciuti, insomma il mistero si infittisce per altre cose, però volevo leggervi l'inizio, perché nell'inizio proprio viene presentato un mistero del lago, ovvero siamo sulle rive del lago e ci sono dei ragazzini, che sono i ragazzini che abitano a Castelnero, e c'è uno straniero, tra virgolette, ovvero un ragazzino della città che viene a passare l'estate proprio a Castelnero, che è un ragazzino un po' spocchioso, che però subirà gli effetti del lago, dei misteri, sarà inghiottito proprio veramente tra i misteri del lago. Ecco, io ci ho appena fatto la pipì in testa al vostro mostro, creduloni che non siete altro, e adesso che fa? Mi mangia? Lisa raccolse distinto una pietra dalla riva e la scagliò verso quell'odioso bersaglio galleggiante. Il volo finì però dopo pochi metri. Perché non chiedi a mostro di portartela indietro da bravo cagnolino, così magari ci riprovi? Fu a quelle parole che la superficie del lago attorno al canotto, sino ad allora rimasta immobile, prese d'improvviso a ribollire. Poi accadde qualcosa di assurdo e il ragazzino, un istante dopo, annaspava in acqua, nel tentativo disperato di restare a galla. «Aiuto, aiuto!» urlava gorgogliando all'indirizzo dei coetanei immobili sulla riva.
Azzardò pure alcune bracciate nelle acque del lago Nero, per poi sparire con un pluff. Nessuno dei quattro ragazzini aveva accennato a tuffarsi per nuotare in suo soccorso, ma non per un infantile quanto assurdo dispetto, per paura, e paura vera. I misteri del lago Nero, Luca Occhi, pubblicato da Peledoca Edizioni, con menzione nella sezione romanzi editi per ragazzi della giuria nel corso del 7° premio letterario Festival Giallo Garda. Il nostro appuntamento con Giallo Garda 365, quello che gli altri non fanno, finisce qui per oggi, ma vi aspetto giovedì prossimo alle 18.30, sempre qui sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda, per un nuovo appuntamento molto interessante. Affronteremo la storia in un libro menzionato nella sezione dei romanzi editi adulti. Un abbraccio a tutti!